giù di qua, vedi, Gozzano, Brea, Celio, Valduggia. Qui dove abitavo io? Andavo giù di qui, Valduggia, Celio, quelle zone lì. E siamo, Mauri? Varallo-Sesia. Varallo-Sesia, si parte da Novara, provincia di Vercelli, sopra le montagne, sì, della Val Sesia. Qui sopra là abbiamo Sacromonte. Sacromonte di Varallo. E questa è la vecchia stazione, cioè non abbandonata, è rimasta a bar e basta, ma non fa più servizio passeggeri. Praticamente, cari amici, cosa è successo? Fino al 2016, 2014, beh. Più o meno c'era il treno, che veniva sopra qui a Varallo. Se non che dopo c'era anche il servizio di Pullman, il servizio Pullman prendeva i soldi dalla regione Piemonte e dalla regione Lombardia. Così faceva il prezzo più basso della ferrovia. La ferrovia costava di più, la gente andava in Pullman. Andava col Pullman, hanno visto che la gente non viaggiava in ferrovia, hanno tolto la ferrovia. Poi a un bel punto cosa è successo? Hanno tolto la ferrovia, la regione Lombardia non ha dato più i soldi per i Pullman. Non c'è il treno. Perché non c'è il treno, dopo diminuivano i pellegrini dalla Lombardia. Diminuivano i pellegrini dalla Lombardia perché non c'era il treno, hanno tolto i fondi anche per i Pullman. I Pullman sono aumentati del doppio il prezzo del biglietto rispetto ad anni fa. Sì, in due anni è aumentato del doppio il prezzo del biglietto perché non ci sono più dei fondi. E intanto però la ferrovia non c'è più. Io però ho visto, mentre venivamo su, che c'erano dei lavori. C'erano dei lavori sulla ferrovia, quindi spero che la ripristino, perché è stata una cosa che non c'entrava proprio nulla. Togliere il treno, quando il treno cosa significa? Comodità e tutto quanto. Venire col pullman, delle stradine strette, oppure dover traffico, fare poco però. Delle circonvallazioni, delle cose, deviazioni. Ci sono stradine strette, budelli di strada, poi paesi da attraversare, insomma perdi tempo. Credo che il treno era più comodo perché viaggia sui suoi binari, non passi in mezzo ai paesi, né tantomeno nel traffico. Sarebbe meglio. Quindi dovranno pure ristrutturare. Mauri, facciamo vedere allora Sacromonte, Varallo-Sesia. Sacromonte là in alto che ci attende, e questa e abbiamo anche la bella ferrovia che speriamo che un bel giorno la riattivino veramente. Un anno e tre mesi e quattro mesi dopo che eravamo stati l'altra volta e stiamo sereni, cari amici, perché sembra che tutti quei casini degli anni scorsi siano passati. Naturalmente per casini nuovi che ci attendono, però. Beh, questo. Guarda, Mauri, ci sono dei cachi. Che bello! È bello, ho visto la ferrovia e poi mi rilassa a me sto posto, sinceramente. Mi tiene molto tranquillo, sono tranquillo da quando sono qui. Poi la giornata è molto bella, frizzante. Sì. Ci voleva, non credevo che c'era una giornata così, adesso niente, dobbiamo dirigersi verso il Sacromonte. Sì, bene. Siamo qui alla funivia, vedete? La funivia per il Sacromonte di Varallo, provincia di Vercelli, sopra Novara, sopra i monti di Novara, Vercelli. E qua queste bellissime palme che crescono anche qui al lago, con addirittura un sacco di frutti che potranno dare
Nuove palme, vita a nuove palme, bellissimo, palme che crescono sempre. E lì Varallo e Monti. Guardate quel cammino, com'è incredibile. Sopra il Sacromonte, e certo cari amici, volevamo vedere anche sotto in paese Varallo Sesia. Scusate, io Varallo non Sesia. Non guardo giù, scusate. Guardate la panoramica, il Mauri. Ce la facciamo cari amici. No. E qui abbiamo ancora le rose in fiore col bocciolo un po' arrotondato in questo bellissimo posto al Sacromonte di Varallo. Ebbene, sì. Mauri, bello, siamo tornati qui. È la seconda volta che veniamo qui nel giro di un anno e mezzo. Sì, siamo, ma l'anno scorso, un anno e mezzo fa, era estate circa. Sì, era giugno adesso, 2021, siamo quasi alla fine d'ottobre, adesso 29 ottobre 2022, e sì, quindi allora andiamo, prendiamo la borsa, che naturalmente abbiamo preso la Madonnina del Miracolo che ci voleva, e adesso facciamo vedere una cosa che può essere interessante. Quel paese, il paesino di Sabbia, era un comune a sé. Però cosa è successo? Togliendo il treno, tanta gente ha deciso di non abitare più da queste parti. Allora, in realtà, i 2600 abitanti di Varallo Sesia diventavano di meno. Però dopo ha inglobato quel comune piccolino di Sabbia ed è rimasto 2600 abitanti Varallo. Perché? Perché la gente andava via, e però inglobando Sabbia è riuscito a mantenere gli stessi abitanti. Ma perché? Perché la gente da lì poi andava a Novara, a Milano, a lavorare. Perché? Perché in 40 minuti si era a Novara e in un'ora e mezza si era a Milano. Adesso non è più possibile ed ecco che i paesi si stanno spopolando. Per tornare come prima bisognerebbe fare una logica dei servizi, e uno dei servizi importanti è il treno per i pendolari. I pendolari portano economia e quindi ci vuole. E Mauri, allora, quindi da Varallo tutto. Quindi che dici di questo? Ma dico che è vero, hai fatto un bel ragionamento, effettivamente da quando manca il treno le cose sono un po'. Ma deve tornare bello come prima. Certo. E qui naturalmente Varallo con la piaccia. Piazza dove c'è la chiesa, il santuario. E poi con naturalmente anche i paesini dietro e il panorama. Qui sotto abbiamo Varallo e lì il paesino di Sabbia. Che adesso è frazione di Varallo. Bene. Andiamo a vedere la Madonnina addormentata così. E qua ci sono vari miracoli avvenuti.
anche quello del treno relativamente passano così a situazioni per sì, quello è il tema di qua ci sono vari gagliardetti. Ci sono vari gagliardetti delle squadre di calcio che si buttano. Quindi non mi sono posizionata sopra come fare di solito, ma ci sono spostati sotto, che a livello cronologico però è corretto. Quindi siamo entrati nella ultima meta del percorso del Sacromonte, nella cappella 45, quindi la basilica dedicata all'Assunzione di Maria. Ultima rappresentazione straordinaria anche proprio in termini di lavorazione nella storia del Sacromonte. La basilica è incominciata nel 1614, terminata nel 1713, ma poi tutto l'allestimento interno procede per tutto il resto del secolo. Scegliere i posti sul treno e scoprire che già è vinto qualcosa. E cari amici, miracolo della neve al 5 agosto e oggi 4 agosto iniziano a ricordare miracolo. Quindi veniamo a Santa Maria Maggiore, la Basilica di Roma, per qualcosa di particolare. Mauri, cosa? Sì, è diciamo qualcosa di molto entusiasmante, non ero mai venuto qui dentro, l'ho vista sempre da fuori, la chiesa, perché era chiusa, adesso abbiamo avuto modo di entrare, vederla dentro, molto bella. Sì, avete pochi secondi di tempo per scoprire cosa siamo venuti a Santa Maria Maggiore, cosa ci siamo venuti a fare, Santa Maria Maggiore di Roma. Cosa siamo venuti a fare? Mauri, punto di domanda, siamo venuti a fare? Perché c'è la festa della Madonna della Neve che cade il 5 agosto. Sì, domani, ma devono scoprire adesso, e lo diremo, cosa siamo venuti a fare. Bello, I gelati che ricordano la nevicata a Santa Maria Maggiore. Sono volato. Quello al latte qual è quello? Allora, quello al latte, questo. Ok, no, perché mi confondo. Ma se vuoi la salaggio così. Tanto. Bene. Prendi, vai. Eccoci qua, prendila. Ok. Siamo venuti a prendere il gelato che ricorda la nevicata miracolosa del 5 di agosto. Tramite questa nevicata poi su questa collina venne costruita la chiesa che conosciamo. Ci troviamo a prendere il gelato che ricorda questo miracolo della nevicata d'agosto e costruzione della basilica sul luogo della nevicata. Okay. E il gelato ricorda la nevicata in tutto e per tutto. Okay.
Poi siamo andati a degustare il gelato. Il gelato. Con, con lo zucchero a velo su, che praticamente ricorda il miracolo della neve. Il miracolo della neve che ci fu il 5 agosto, non so di che anno. Per la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Sì, infatti. Cioè, tramite il miracolo della neve fu costruita questa basilica. Sì, sì, infatti. Ma poi, tra l'altro, questa è molto bella come chiesa. Fantastico. Cioè, poi qui... Qua, allora, questa chiesa è precedente a quella di Piazza San Pietro. Sembra proprio, infatti c'è cosa del Papa, le due... È precedente alla costruzione di San Pietro, quindi il Papa anticamente stava qua a Santa Maria Maggiore. È vero. E qui si ricorda il miracolo della neve col gelato. Cari amici, siamo al 4 agosto 2022, siamo qua alla fontana della Barcaccia e di là Piazza di Spagna. Abbiamo fatto un risveglio così, praticamente improvvisato, piuttosto che venire la sera che c'è tanta folla, venire proprio dal treno mentre stiamo attendendo di lasciare le valigie in albergo. Naturalmente Gennaro Gelmini e Mauri, una notte di treno. Ok, ciao a tutti, siamo qua per un'ennesima avventura romana. Sì, e faremo qualcosa di interessante sicuramente anche stavolta. Sì, anche stavolta faremo qualcosa, quello che potremo, ma faremo qualcosa di interessante. Certo, certo. Piazza di Spagna. Ecco qua. Con la salita. Qui la piazza, un buon Mauri e la barcaccia. Praticamente la chiamano la barcaccia perché è come una barca affondata a forma di fontana. Bene cari amici, sempre qua a Roma, Trinità dei Monti, Mauri, dopo tre anni siamo tornati qui ancora, perché qui sono venuti tre anni fa di sera, che non c'era ancora il Covid. Sì, sì. Insomma, sì, adesso si sta per fortuna sereni, proprio a Roma. Sì, siamo liberi. Prima di dare le valigie in albergo siamo venuti dal treno, abbiamo detto tanto vale che facciamo un giro di fatto. In queste parti con pochi turisti, ci sta. Perché qui solitamente è pieno, non si riesce manco a camminare. Manco a camminare. E Mauri dopo verrà un caldo caffè. Sì, sì. Invece ci sta molto bene questo mattino. Sì, non si suda. Giù la fontana della Barcaccia, sopra qua la scalinata Trinità dei Monti, Piazza di Spagna. Hanno appena fatto le pulizie, c'è ancora la macchinetta delle pulizie. Subito dopo c'è una bella diretta. Mauri fa qualche foto, qualche video. Sì, io qua, sì. Adesso qui però... Si destreggia un po' il Mauri? Cerco di destreggiarmi perché tante volte anche per me la tecnologia è ostica. Ma guarda, la tecnologia... Cambia sempre. Così. C'è le parti belle, le parti... Però almeno documentiamo. Ecco, Trinità dei Monti, tutta la scalinata. E adesso andiamo a Santa Maria in Via, alla Madonna del Pozzo.
siamo nella chiesa di Santa Maria del Pozzo e adesso ci accingiamo ad andare alla cappellina del Miracolo. Qui abbiamo l'acqua miracolosa. Praticamente questo luogo in antichità era una stalla d'animali fino a circa il 1100 e in questo luogo miracolosamente sgorgò dell'acqua e fecero un pozzo. Ci fu questo miracolo, il luogo era proprietà di un cardinale, ci fu questo miracolo dell'acqua che scaturiva. È venuto anche il Papa Giovanni Paolo II e tuttora c'è questa fontanella dal quale si può attingere con dei bicchierini di carta oppure prendere perché è acqua che porta bene, sicuramente. Io è un miracolo che ci credo. Il pozzo è del 1256, quindi il miracolo del 1256 per l'esattezza. Dove si trova questa cappella? Nel secolo XIII c'era la stalla di palazzo del Cardinal Capocci. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre 1256 le acque del pozzo qui esistente straripando portarono a galla una pietra su cui era dipinta l'immagine della Madonna. Venne raccolta dal Cardinale e le acque tornarono al loro livello. Il processo giuridico comprovò il miracolo. Alessandro IV collocò l'immagine presso il pozzo donde era emersa. Da allora la Vergine Santa concede grazie anche per mezzo dell'acqua del pozzo che viene bevuta con devozione. Quindi il quadro della Madonnina è venuto su del pozzo che c'era la stalla qui. Pensate. Questo bel quadretto. Il lago dell'Eur. E siamo anche alla Fontana di Trevi. Siamo alla Manettina. Siamo bene, il desiderio, sappiamo già i desideri fino adesso. Ale, speriamo di Roma in questo speriamo di bene. Speriamo in bene. Un caldo. Insomma, si sta bene. Qua si sta freschi. Si sta freschi e la fontana. Quindi Mauri. Niente, questo qui è la fontana dei Bernini, guardate quanti anni ha, è stata proprietà bellissima. Qua è diciamo così molto turistico, qua è impossibile, già tanto che siamo riusciti a venire qua perché solitamente. Va bene, bene, il tempo ce lo permette, una bella mattina e siamo qui alla fontana di Trevi. Le mura di Roma.
Cari amici, siamo al Ministero degli Affari Esteri, Cooperazione Internazionale. Siamo a Roma, siamo a bellissima giornata, se non ci tirano sotto. Ci tirano sotto perché siamo in mezzo alla strada. Comunque, dai, una bellissima giornata, Mario. Esatto. Poi qui abbiamo una struttura di pomodoro. C'è un pomodoro, una struttura. Giornata, continueremo a Roma a girare dappertutto. Bene, cari amici. Ciao a tutti, oggi è il 5 di agosto. 5 di agosto del 2022, Roma. E naturalmente siamo tornati qua il 5 agosto 2022, nevicata a Roma, ci siamo fatti un altro bel gelatino. E praticamente era nel 300 e passa, quindi 1700 anni fa, anzi 1600 anni fa, che accadde il miracolo della neve. Veniamo un po' dappertutto,